Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi facciamo conoscenza con LG Optimus L3, uno dei telefoni appartenenti alla gamma L di LG, cioè dei terminali che si contraddistinguono per una particolare ricercatezza estetica, che direi è anche confermata nei fatti. Trovo che sia l'L3 che l'L5 che l'L7 abbiano una particolare gradevolezza da un punto di vista estetico e della qualità costruttiva. L3, come dicevamo, è l'entry level di questi tre modelli, un telefono con un prezzo anche piuttosto accattivante, stiamo nell'ordine dei 130 euro, euro più euro meno. Parte frontale del telefono con un display da 3,2 pollici con risoluzione quarter VGA, quindi 240x320 pixel. Il pannello è un pannello TFT a 260.000 colori, che secondo me è anche piuttosto bello anche nell'impatto estetico, nella riproduzione dei colori. Parte superiore con capsula auricolare, non è presente una videocamera frontale. Un tasto fisico per il richiamo della pagina home del telefono, un tasto di ritorno e un tasto di menu contestuale. Nella parte destra del telefono non abbiamo nulla, nella parte bassa abbiamo presa micro USB e il microfono, bilanciere del volume su quella sinistra, tasto di accensione e jack per le cuffie nella parte superiore. Parte posteriore abbiamo la fotocamera da 3 megapixel con possibilità di girare video in risoluzione VGA. La fotocamera è purtroppo sprovvista di un flash LED, quindi direi una fotocamera con delle potenzialità abbastanza basiche, ma certamente rapportate al costo del terminale. Molto carina anche la cover posteriore, fatta con questa trama, possiamo averla in bianco e nero, è molto simpatica anche da proprio al tatto, è veramente veramente carina. Parliamo un attimino delle parti fisiche del telefono, le dimensioni. Per esempio, partiamo da un peso che è stato contenuto in circa 110 grammi. Le dimensioni sono poco oltre 10 cm di altezza, 10,2, 61,6 la larghezza, 11,9 lo spessore. Forse diciamo che facendo la sommatoria delle dimensioni, quella che leggermente stona è lo spessore, un pochino come si dice, un pochino mattoncino nello spessore questo telefono. Ciò forse anche dovuto sia alla particolare cover posteriore, che è una batteria da ben 1500 mAh, che in questa fascia di mercato non è così usuale trovare. Sistema operativo Android in versione 2.3, il processore è un processore single core con clock da 800 MHz, scheda grafica Adreno 200 e 384 MB di memoria RAM. La memoria fisica prevede 1 GB di memoria integrato, anche questo è un fatto positivo in questa fascia di mercato, memoria che può essere anche espansa tramite una scheda micro SD. Sono presenti naturalmente le connettività Wi-Fi e Bluetooth, quindi c'è un'assoluta completezza di connettività. Andando a vedere le nostre classiche piccole prove, vediamo un tastierino telefonico che, come si può vedere, è provvisto di ricerca intelligente dei contatti, parte telefonica che funziona direi piuttosto bene, nessun problema in ricezione, direi che è abbondantemente dentro gli standard dei normali telefoni. La grafica, come possiamo vedere, prevede il tastierino telefonico, elenco chiamate, la rubrica completa e i gruppi che possiamo creare a nostro piacimento. Tasto verde per far partire le chiamate, un tasto di ritorno per cancellare e l'accesso diretto alla messaggistica. Andiamo a vedere rapidamente il browser, qui è già stata precaricata la nostra pagina, proviamo a far partire un link. Il browser, a mio giudizio, funziona bene sia in senso assoluto che relativamente alle potenzialità del telefono. Come si può vedere, siamo sotto copertura di operatore e la pagina è stata aperta praticamente senza nessun tipo di ritardo, direi che va piuttosto bene.
Non è presente il flash player in versione full perché il processore di 800 MHz non consente la certificazione di Adobe per il flash player, quindi non lo avremo in versione full. Vorrei far notare anche uno dei pochi dettagli in cui ci si accorge di una certa economicità di questo telefono è la trasmissione dati. È presente soltanto l'HSDPA a 3,6 megabit, quindi siamo un pochino sotto la media degli ultimi telefoni che prevedono almeno il 7.2 in HSDPA. Devo dire che questo dato è molto teorico e molto poco pratico. Io con molta sincerità non ho trovato nessun tipo di rallentamento rispetto al terminale di pari fascia. Probabilmente si sentirà un po' di più la differenza quando useremo il telefono come modem o come router Wi-Fi. Nell'utilizzo quotidiano del telefono non esiste nessun tipo di problema. Volevo spendere anche due parole sulla tastiera, cosa che di solito non faccio, perché la tastiera mi è particolarmente piaciuta anche per il fatto che è possibile attivare il feed con la vibrazione a ogni pressione di tasto. È una cosa che non si trova in tutti i telefoni di questa fascia, è una funzione che trovo molto interessante, soprattutto in questi apparecchi che hanno un display con delle dimensioni un pochino ridotte, e trovo che la vibrazione ci aiuti ad avere conferma di aver digitato correttamente quello che volevamo scrivere. Dando una rapida occhiata all'elenco dei programmi, troviamo classici software precaricati sulla piattaforma Android, abbiamo una leggera rivisitazione grafica da parte di LG, ma nulla di particolarmente nuovo rispetto al normale. Bene, io direi che possiamo anche fermarci qui per questa prima presa di contatto con LG L3. Facendo un riassunto, devo dire che è un telefono che trovo molto carino esteticamente, almeno a me piace molto, mi sembra che funzioni anche piuttosto bene, pur appartenendo a questa, diciamo, la prima fascia del mercato, quindi un telefono che io mi sento senz'altro di consigliare a chi voglia entrare nel mondo Android con una spesa di denaro non esagerata. Bene, un ringraziamento alla Stockhouse di Corso Sempione a Milano per averci messo a disposizione l'esemplare della prova, e un saluto da Ivan.